Stagione estiva ormai alle porte e a Como, come negli anni scorsi, si ripropone il problema, la difficile convivenza tra il cosiddetto popolo della notte e i residenti che chiedono tranquillità e pace. Il prefetto di Como, Michele Tortora. Allora, cosa si può fare per cercare di mettere tutti d'accordo? Già negli anni scorsi un po' di tensioni ci sono state. Sì, noi siamo in contatto con l'amministrazione comunale e valutiamo insieme le iniziative da assumere. L'anno scorso fu potenziata la vigilanza all'interno del centro storico, in modo particolare nel periodo estivo, e lo stesso si farà anche quest'anno, ma certo è che anche qui il problema può essere risolto soltanto attraverso come dire, l'adozione di comportamenti più ortodossi da parte delle persone. È un problema di civiltà, è un problema di educazione. Non lo risolviamo con i poliziotti. È necessaria naturalmente la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, che la polizia locale faccia i controlli, le verifiche del caso, anche sugli esercizi pubblici che devono ovviamente rispettare gli orari di apertura e chiusura, ma il vero problema è questo, è quello dell'educazione e della civiltà delle persone. Quindi ovviamente un po' di tolleranza da parte dei residenti, ma educazione da parte invece di chi appunto frequenta i locali. Sì, è inevitabile, ci vuole un po' di naturalmente spirito di tolleranza da parte dei residenti perché è giusto anche entro certi limiti naturalmente che le persone possano fruire della città anche nelle ore serali, ma ci vuole però tanta educazione e tanto senso del rispetto degli altri da parte degli utenti dei bar naturalmente. Ecco, un'ultima considerazione che facciamo con il prefetto, che lo scorso anno i controlli sono stati efficaci e mirati anche per capire le irregolarità nella somministrazione, per esempio, degli alcolici ai minori. È un problema grave, è un problema serio. Purtroppo il 118 ci conferma quasi settimanalmente tanti, tanti ragazzini che si sentono male. Ma il 118 come 118 naturalmente ha un quadro della situazione dal punto di vista sanitario che è molto puntuale. Le forze dell'ordine comunque vigilano affinché il rispetto del divieto di somministrazione di alcolici ai minorenni sia assicurato e non mancheranno di farlo anche per l'avvenire con grande attenzione. Grazie, buon Prego. lavoro, grazie.